La ricostruzione e la rinascita post-sisma e post-pandemica sono stati gli argomenti al centro del Giubileo del Lavoro e delle Attività Produttive, evento che si è svolto nel Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, organizzato tra gli appuntamenti del centenario della canonizzazione del Santo Patrono dei Giovani dell'Abruzzo. Un incontro-confronto tra gli imprenditori, le associazioni di categoria e le istituzioni che ha costituito un'importante riflessione sull'imprenditoria di oggi e sulla situazione economico-produttiva abruzzese e teramana. Presente all'evento anche il commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. C'è un ritardo molto rilevante da recuperare, che siamo nel primo terzo, diciamo, della ricostruzione. È un processo ancora lungo. Adesso la sfida si accresce di ulteriori significati, perché oltre alla ricostruzione fisica che vogliamo realizzare curando la qualità, la sicurezza, c'è la sfida del PNRR, del fondo complementare al PNRR, con nuove opere, nuovi interventi per la rigenerazione, per la ripresa di questi territori. Qual è il messaggio che lei porta qui oggi? Il messaggio è fiducia, curare la funzione sociale delle imprese. Le imprese oggi hanno in questo territorio martoriato, e che ha bisogno di loro, ha bisogno dei lavoratori capaci, generosi, ma le imprese svolgono una funzione sociale cruciale, perché senza le professioni tecniche consapevoli e senza le imprese consapevoli e ben strutturate, le ordinanze o le norme o le risorse non sono sufficienti.